Quindi sei sicuro? Sì. Non sono gay, non voglio Ma perché esserlo. no? Perché è così. Mi sento sporco, mi sento in Ma è colpa. colpa per cosa? Non lo so. Salvo nell'amarsi, nel volersi bene, non ci sono colpe. E tu perché ti senti in colpa? Senti, dobbiamo assumere un nuovo ragazzotto fare in casa editrice, niente di particolare, giusto fax, consegne, mail, rispondere al telefono e talvolta anche caffè. Magari è salvo, può interessare. Sarebbe fantastico, Un figo della Madonna, mi sono fatto un sacco di foto, anzi, mi hanno fatto un sacco di foto. Immagino. E la tizia? Quella di ieri? No, quella di domani, salvo. La vedo stasera. Ci è scopato? Negativo. Solo baci? Non esageriamo, eh? Oddio, dove? Il bagno delle Che schifo, donne! no! Esiste, non mensile, anzi, non mensile, Esiste! No, no, e io sono il figo più figo dei figli per le fiume! Mamma, quello famoso che va in Ho capito, quello che ogni tanto viene qua a casa tua. Ma è carino lui a modo. E lui sì che è frocio. Davvero? Marco, si è fatto sentire? No, quello chiama la notte, se chiama. Il cretino sei tu che gli Sì, rispondi. lo faccio entrare in casa, lo faccio dormire nel mio letto. Ma innamorarsi di un gay confuso. Lo so, lo so. E quella Giuliana, eh? La tua amica dell'università. Va bene. Ho visto come guardava l'altro giorno, eh? Mi sono piaciuto? Insomma. Cioè? Ma niente, lascia stare. No, non ho capito. Veramente pensava che fossi gay e me l'ha chiesto. Sì, Salvo, basta! Ma cosa vuol dire che non ti piacerebbe? Smettila! La puttana! Finocchio! Sono tua! La notte a casa mia, sono tua, sono mille volte tua! Io non so più cosa gli passa per il cervello! E pensi di scoprirlo chiedendoglielo? Ah, ecco qui! Mi spieghi per quale motivo ti sei fatto la stagista in bagno a Dario ti ho visto? Due cazzate al prezzo di una, ti mostri geloso e metti pure me in mezzo. Bravo! Certo, sono sicuro, rilassati. Lo sai cos'è? Che tante volte ho provato a scriverti, a chiamarti, però non mi hai mai risposto. Non mi va sempre di risponderti. Guardalo, guardalo, razionalizza. È un ragazzetto del cazzo, perverso, cattivo, ignorante, punto. E risponde alle cose secondo i propri canoni di bassezza e ignoranza, punto. Sta decidendo tu, non io. Sì! Ed è la cosa migliore che io abbia fatto nell'ultimo tempo, perché basterebbe un briciolo di rispetto, di umanità, di buonsenso, ma no, no! E chiedere troppo al signor solo figo, solo io di sto cazzo! Allora sai che c'è? Continua a stare bene con chi vuoi e fammi stare bene da solo! Noi dovremmo smetterla con i locali gay friendly, le discoteche a tema, i ghetti. La gente dovrebbe capirlo che siamo ovunque, nelle banche, negli uffici, nelle amministrazioni, No, nell'arte no, perché ci siamo già praticamente tutti. Però non ha la vita sociale di Salvo. Ci vorrebbe una ragazza. Forse è gay, per questo non ne ha una. Anche se fosse, quale sarebbe il problema? L'effetto non dipende mica dai gusti sessuali, no? Senti, l'importante è che stiamo bene e siamo felici. Hai ragione, è così, io sono così. Dobbiamo far crollare le ragazze, devono guardare solo noi, non dobbiamo pensare a nulla, ok? E poi mi devi dimostrare se sei davvero avanti con me. Io lo sapevo, non dovevo fidarmi! Voleva che ti aiutassimo, non ce la fa a vederti così. Io facendo il così come? Così come ti vedo io! E come mi vedi? Solo! Confuso, impaurito! Non sono nulla di tutto questo, chiaro? Mi cerchi, le cene galanti, la cortesia affettata, la presenza asfissiante, le mille telefonate al giorno, le preoccupazioni per me, per mio figlio, persino per la mia solitudine. Anzi, dei fiori, regali, messaggi d'amore, una faccia da finto buono che tanto mi piaceva, il tono rassicurante, un interesse quasi paterno ai miei problemi, il copione perfetto del cacciatore in testa. Nulla di tutto questo è stato calcolato. Tu che fai quando perdi l'equilibrio? Che senso? Quando senti che le cose cambiano posto da sole e non sai come rimetterle a posto. Dove erano? Te lo dico io cosa sarebbe stato meglio. Meglio per tutti. Sarebbe stato meglio che quel frocio del tuo amico scrittore avesse lasciato Salvo in pace. Che non avessi iniziato a queste forme di conoscenza superiore che voi ritenete così importanti per elevare lo spirito della gente. Cominciate a esagerare! No, esagerate voi, esagerate sempre! Non capite mai che avete davanti.
Vi spingete sempre oltre, non vi basta mai, sempre di più. Che cosa dovremmo fare secondo te, eh? Sorbirci anche il polverone mediatico? Diventare paladini e di chi poi? A Salvo non gliene sarebbe importato niente, non gliene fregava un cazzo di voi, dei gay e dei vostri problemi. Io che pensavo che bastasse amare. Che deficiente. Pensavo bastasse dire io amo, tutto il resto, compreso il sesso della persona amata, fosse l'influente. Che coglione. Hanno fottuto anche me alla fine.